Ciao belli mia, come va? Tutto bene, sì. Come promesso, il video di oggi sarà un What's in my bag. E allora, andiamo a vedere cosa c'è nella mia borsa fotografica. Eccoci qui, Amazon Basic. Oh, chiariamo che Amazon non mi dà una lira. Ma comunque sia, se volesse darmi qualche sordo, sto qui, io l'aspetto, eh. Amazon Basic è fantastico. Circa 22 euro più spedizione per il prodotto. Un rapporto qualità-prezzo unico, a mio avviso. Lo uso ormai da un anno ed ha una capienza e una resistenza incredibili per il prezzo che ha. Apriamolo. Ta-da! Allora, che cosa ho nella mia borsa fotografica? Molto, molto poco. Partiamo subito dal flash. Eccolo qui, questo è un flash. È un Nikon SB600. Un vecchietto, un nonnino della Nikon. Comunque sia, mi comunica in TTL con la macchina fotografica, che è nonnina anche lei. Qualcuno dirà, ah, ma le ombre, basta saperla direzionare la luce flash per poter evitare delle ombre un po' troppo particolari. Sinceramente al momento non sento necessità di usare altro. Poi abbiamo l'obiettivo, vogliamo dirla tutta, Nikkor 70-200 f4. Voi direte, perché f4? Perché non hai preso un 2.8? Per me questo è il miglior prodotto che potessi avere. È il miglior prodotto perché ne faccio un utilizzo in studio e ne faccio un utilizzo in sfilata, anche in esterni, per carità, ma anche negli esterni utilizzo luce flash, anche perché è un concetto, come dicevo, relativamente fresco, ha una messa a fuoco velocissima e precisissima. Quindi niente, belli mia, costa di meno, ha una resa cromatica migliore, una messa a fuoco da paura. Secondo me, per quello che faccio, di meglio non c'è. Passiamo al corpo macchina, eccolo qui, Nikon D2XS, D2XS, eccola. Allora, è un corpo macchina di quasi 12 anni, ha un numero di scatti intorno ai 170.000, l'otturatore veniva costruito per supportare i 300.000, da statistiche shutter count ho letto che arrivano molto, ma molto oltre. Non è una full frame, lavoro con degli obiettivi full frame, ma la macchina è una DX, basta avere un pochino di abitudine. Vorrei una full frame adesso? Se cambio, sì. Se non cambio, no. Ci accoppio un 16-35, sempre Nikkor 16-35 f4. Mi ha dato delle belle fotografie, veramente. Accoppiato con una macchina così vecchiotta non mi ha dato mai problemi, va benissimo. Qualche difettuccio, il problemino sono le plastiche, non quella della messa a fuoco, ma quella dello zoom. Eccolo qui. Perché? Perché questa è già stata cambiata, è una seconda edizione della plastica, l'ho ordinata e l'ho cambiata. Perché? Perché questa si scolla, dopo un po' si scoppa, si allarga. L'ho cambiata con un costo esiguo, diciamo. È vero che ne ho fatto un uso intensivo per 2 anni, lo uso molto, veramente. In sfilata magari no, perché non è utile. Quest'anno ho fatto una sessione di sfilata anche col 16-35, è stato divertente, comunque se poi volete vedere qualcosa ve la mostrerò. E poi velocemente continuiamo. In questa taschina ho messo le batterie di ricambio, in quest'altra taschina i tappini, in questa parte impermeabile invece porto solitamente un trigger ricevente e trasmittente. Magari è utile, no? Perché ecco, c'ho bisogno di un appoggio per il flash o comunque sia di posizionarlo su un cavalletto, è utile. Poi le batterie, un piccolo consiglio, dunque spesso utilizzavo batterie ricaricabili e con le Duracell mi sono trovato veramente molto bene. Poi però con un costo minimo, 1,90€, riesco a fare quasi 2 serate in un locale con delle Panasonic. E non sono ricaricabili queste Panasonic, parliamo di batterie usa e getta. Boh, io un po' sono andato al manicomio, alla fine ultimamente mi trovo bene con loro. Poi, oh, fate voi. Specie nel periodo delle sfilate, le memory card, io qui ho montato un 32 giga, mentre qui ho 2 da 8 giga. Mi bastano e avanzano per una media di 4-5 sfilate al giorno. E poi capita raramente, però qualche cosina per pulire al volo, volante, insomma me la porto sempre appresso, non si sa mai. Qui lateralmente ho uno strumento
per me vitale, specie, ripeto, nel periodo delle sfilate. È un Manfrotto, eccolo qui, 290 mm 294 A4. Lo potete trovare su Amazon, il prezzo non me lo ricordo, ma è minimo veramente. Sono 2 anni che lo utilizzo in maniera intensiva e va benissimo. Ci ho accoppiato una testa, maggiormente uso l'anello per il 70-200 e va bene. In ultimo, l'Amazon Basic ha delle tasche laterali, sempre utile, al momento non ci ho infilato niente. Un altro scomparto utile per portarci, io ci mettevo un iPad prima, qui ho delle fascette, dice vabbè che ci fai che le fascette, sono sempre utili le fascette, datemi retta. E poi un'altra taschina qui davanti dove non c'ho assolutamente nulla, però è sempre utile averla. E allora, belli mia, vi è piaciuto sto What's in my bag? Se vi è piaciuto... Oddio! Ma che succede? Che è sto casino? Oddio! Ah! 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 Eccomi! Sono Moana! A fotografa da Maiana! Non gli date retta a quello sfigato! Una valigia di fotografia! A che vuoi che serve? Per fare foto col cuore? Basta una mirrorless! Non so che vuol dire, però io faccio così! E certe foto... al bacio! Capito come? Questa è la bag e dentro ci va la mirrorless! Tipo... I have a bag, I have a mirrorless! Mirrorless bag! Va bene, c'è nient'altro da dire. Saluto da Moana, a fotografa da Maiana. Ma che è stata? Vabbè, se il video vi è piaciuto, pigliate sto like. Scrivetemi nei commenti che cosa avete voi nelle vostre borse fotografiche. Oppure fate un video risposta sulla pagina ufficiale Nope di Facebook. Trovate il link in descrizione, insieme agli altri link utili degli oggetti visti. E come si diceva una volta, io vi ringrazio della visione e di esserci stati. Oh, condividete e iscrivetevi al canale, eh? Ciao! Ma lo sai che puoi andare direttamente da qui all'ultima puntata di Nope? Non lo sapevi? Dai, dai, guarda, basta che clicchi su. C'è scritto, eh? È facile. E poi abbiamo tutti i link di qua, di là, per quanto riguarda Facebook, Twitter, Instagram, tutto proprio. E poi, se vuoi, diventiamo amici, così se tu mi segui, io anche ti seguo. Siamo insieme, no? Tu mi segui nei miei video e io ti seguo nei tuoi commenti. O magari fai qualche video risposta. Che te devo dire? Stiamo qua. Tanto il video ancora deve finire, quindi se vuoi io sto qua. Clicca su se vuoi andare al video, quello prima, quello dopo non c'è, inutile, non si può fare. Invece se vuoi stiamo qui, parlando. Com'è andata oggi? Tutto bene? Anche a me, sì, tutto a posto. Ho finito tardi di registrare, però tutto bene. Comunque sia, niente, allora ci vediamo quando vuoi, un caffè e niente. Oh, clicca là, e così io me ne vado, insomma, se clicchi, magari. Ciao.